Hello everyone! Today we're gonna talk about pronunciation. Oggi parliamo di pronuncia. Un sacco di volte sotto i miei vlog scrivete: Sonia, ma che bella pronuncia inglese che hai! E mi fa tanto tanto piacere. E quindi oggi ho pensato a 5 trucchetti, 5 consigli da condividere con voi per sembrare più americani. Prima di tutto fatemi dire che quando io parlo con un native speaker, se dico una parola o una frase magari non se ne accorgono, ma se ci parlo per un po' di tempo sicuramente si accorgono che non sono una madrelingua. Probabilmente non riuscirebbero a dire di dove sono, però sicuramente sentono che non sono native. Ma vabbè, non importa. Posso comunque condividere con voi questi 5 trucchetti che mi hanno reso sicuramente più confident, sicura di me e un po' più vicina al suono americano. Iniziamo? Innanzitutto, come pronunciare questa lettera T? Sentiamo il madrelingua prima. Computer, better, quitter. Allora, di solito, nelle parole come better, bitter, il consiglio è: pensate che quella T sia una D. Però, se io penso a quella T come a una D, computer, better, il suono non mi esce proprio benissimo. Quello che penso io è che quella T sia in realtà una R. Certo, non penso a computer, non è una R con mille rotazioni, è una R con una rotazione. Better, computer, quitter, hitter, R. Secondo me quello è il trucchetto, non D. Consiglio numero 2. Tanta aria nelle occlusive. Sentiamo il native speaker. Talk, corn, pass. In italiano le nostre occlusive, quindi K, T, P, non hanno molta aria. Quando noi diciamo tanto, tanto, non c'è molta aria che passa tra i denti, non diciamo tanto. In inglese dobbiamo essere un po' più tanto, perché vi faccio la differenza. Un italiano che dice pass e pass, pass, pass. C'è tanta differenza. Talk, corn. Ovviamente a volte esagero, ma in generale mettete tanta aria. Pensate a quando dovete imitare l'americano che parla italiano. No, non tutti, non tutti, però in genere pensiamo a è tanto bello. Ce la mettiamo e allora facciamolo in inglese, no? Consiglio numero 3. Questo è un po' più difficile. Dobbiamo dedicare un po' di tempo a distinguere i vari suoni della I, diciamo. Per esempio, per partire da un esempio un po' meno volgare. Se voglio dire pecora o se voglio dire nave, sono due I diverse. Sheep, ship. Sentiamo il native speaker. Sheep, ship. E questo vale anche per spiaggia, beach e qualcos'altro. Vale anche per foglio, sheet e qualcos'altro. Ma non solo. Quel suono tra la I e la E si ritrova in tantissime parole. Per esempio, pesce. Io non dico fish. I like fish. No, io dico fish, fish. Quindi non è una E completa, non è fish. Però non è neanche fish, è fish. La I e la E. Passate un po' di tempo a trovare questo suono, perché in inglese è essenziale. C'è anche su siediti, sit down, non è sit down, è sit. C'è nella parola vivere, live, che non è leave, andarsene. Essenziale, ragazzi. Purtroppo non abbiamo questa vocale in italiano, ma con un po' di impegno la riusciremo a trovare nella nostra bocca. Registratevi. Consiglio numero 4. Non mettete nessun suono dopo la consonante finale. Lo so che è difficile. In italiano spesso noi mettiamo questo suono che è una specie di schwa alla fine delle parole inglesi. Per esempio, se voglio dire incidente, magari un italiano dirà accident, accident. Questo suono non c'è, non deve essere lì. Fate morire il suono prima di arrivare a quel accident. Grasso, non è fat, fat, e muore così. Se volete dire quello, non è that, that. E già così sembrerete molto più americani. Sentiamo il native speaker. Accident, that, but, fat.
Grazie Brian, ci stai aiutando molto. L'ultimo consiglio è di concentrarvi, cioè passate un pochino di tempo ad analizzare quelle parole che vi risultano più difficili. Ci sono quelle parole che magari, ecco, la pronunciate così e già siete soddisfatti, ma ci sono parole più difficili in inglese. Se passate un pochino di tempo ad analizzarle, poi ne gioverete per il futuro, perché non dovrete più rifarlo. Per esempio, una parola molto difficile da pronunciare è la parola stirare, che si scrive così e noi diciamo to iron oppure iron. È difficile. Se però prendete il dizionario o magari trovate un video in cui un native speaker, madrelingua, la pronuncia iron, voi sentirete che in realtà è come se dicessero iron. Iron. Io guadagno. I earn. Ok, un trucchetto così semplice può davvero aiutarvi la vita. O magari comodo, comfortable. Cavolo, ma allora non è comfortable o comfortable? Comfortable. Per me, se io lo disseziono, mi viene quasi fuori un comfortable. Comfortable. Alright, ok, non segue tanto lo spelling, però se poi lo spezzettate e lo ripetete effettivamente, comfortable, ok, funziona. O magari una parola semplice, che tanto semplice non è, domanda. Question. Question. Come la dico? Question, question, come si dice? Secondo me il suono che risulta più simile è question, question, question. Scrivetelo magari come lo sentite e poi ne varrà la pena, perché comunque se, soprattutto se sono parole comuni, magari ecco iron non tanto, però le altre possono essere molto comuni, ne vale la pena, no? Comfortable. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Io sto cercando di avere una pronuncia più americana, però l'inglese non è solo quello americano. L'inglese è inglese nel Regno Unito, in Australia, in Sudafrica. L'inglese non è uno, è uno, ma ci sono vari standard. Fatemi sapere se questi piccoli consigli vi sono davvero utili alla fine. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao. The camera is so close to me. Thank you. You're cute. Okay.